questa parola che ci è stata donata sembra proprio fatta per noi oggi. In realtà è sempre così. Tutte le volte che noi ascoltiamo la parola del Signore, visto che è parola eterna, cioè che va oltre lo spazio e il tempo, è sempre una parola viva che parla oggi. E la cosa grande della parola di Dio è che parla oggi a ciascuno di noi in maniera diversa, cioè in maniera personale. Questa parola diventa parola per ciascuno. Ecco l'importanza di stare attenti durante la messa alla liturgia della parola, perché talvolta possiamo tornare a casa e aver perso una grande occasione di aver capito qualche cosa in più del Signore, di aver capito qualche cosa in più di che cosa il Signore ci chiede, di qual è la volontà del Signore. E oggi è ancora di più importante capirlo, perché ci è stato detto che è importante obbedire al Signore, è importante fare la sua volontà, ma se io non capisco la sua volontà, come posso praticarla? E se io non sto attento durante la messa, se io non desidero capire la parola di Dio durante la messa, come posso poi capire la sua volontà e compierla? Il Signore gradisce non i sacrifici e gli olocausti, ma l'obbedienza, abbiamo sentito. Obbedire è meglio del sacrificio, essere dociti è meglio del grasso degli arieti. Ma docili a che cosa? Obbedire a che cosa? Ecco, questo è l'importante da chiedere nella preghiera. Signore, fa che io capisca qual è la tua volontà, perché tante volte noi facciamo dei voti, riempiamo la nostra giornata di preghiere, e come Gesù ha detto alcune volte ai suoi contemporanei, dice a noi: la vostra lingua ha sempre il mio nome, avete sempre il mio nome sulla bocca, ma il vostro cuore è lontano. E voglia di pregare, e voglia di fare pellegrinaggi, tante preghiere non raggiungono il cuore di Dio, perché esprimono dei bisogni superficiali, o meglio, esprimono dei bisogni reali. Talvolta ci sono dei drammi che noi chiediamo al Signore di risolvere, chiediamo al Signore di intervenire in situazioni molto delicate, però è una preghiera superficiale, perché non tiene conto di quello che sta sotto alla nostra preghiera. L'importanza di accorgersi come stiamo davanti a Dio, come stiamo davanti alla legge di Dio. Talvolta il Signore non può intervenire nella nostra vita perché ci sono degli impedimenti, cioè ci sono dei muri e delle situazioni che fanno resistenza alla sua grazia. Andiamo a scavare bene nel passato, situazioni non risolte, contraddizioni non fatte venire fuori, perdoni non concessi, delitti nascosti e mai confessati, situazioni ambigue non risolte. Due padroni e non un solo Signore. La schiavitù nel profondo del cuore e non la libertà. L'obbedienza agli uomini piuttosto che a Dio. La ricerca del compiacimento degli uomini e non la ricerca della gloria di Dio. Ora ditemi voi, un cuore completamente votato al male, come il Signore lo può ascoltare? E noi tante volte esibiamo davanti a Dio dei meriti, dicendo: ma come, io ho fatto questo, faccio sempre del bene, mi occupo di chi è nella difficoltà, vado tutte le domeniche a messa,
Prego, vogliamo sforzarci in tutti i modi di essere graditi a Dio, ma poi non riusciamo a vedere quello che a Lui non è gradito. O forse meglio, lo vediamo e abbiamo paura fino in fondo di vederlo perché dobbiamo cambiare. Allora il Signore ci conosce bene, sa come siamo fatti. Noi non possiamo prenderci in gioco di Lui. Il grande insegnamento che ci viene da questo esempio del pezzo di stoffa grezza che non si può mettere su un vestito vecchio, così come il vino nuovo non si può mettere in un odre vecchio, ci dice proprio questo. L'invito suo è a rinnovarci, a essere sinceri, ad essere nuovi, veramente almeno nell'intenzione di iniziare una nuova vita. Perché fin quando noi restiamo in questa situazione non sentiamo, cioè, questo sposalizio con il Signore, questa unione vera con Lui, tutto quello che facciamo non ha valore. Allora questo dobbiamo chiedere alla Madonna, almeno come passo iniziale di conversione, ed è questo l'intento dell'anno della misericordia. A Maria Santissima di fare luce nella nostra anima, perché alla luce di Dio possiamo fare luce della nostra vita, possiamo eliminare quei compromessi più o meno nascosti con il peccato, con l'egoismo, con la vanità, con l'amor proprio, quei compromessi che ci impediscono di vivere veramente la vita di figli di Dio, una vita di unione vera con Dio e quindi di amore vero con i fratelli. Maria ha questo di grandissimo. Maria, se viene invocata dal peccatore, è veramente la luce alla sua strada. Maria è veramente l'aiuto di chi la invoca. Maria è veramente il soccorso dei miseri. Ma per intervenire Maria deve scardinare la nostra difesa, quella più nascosta, che non vuole chiamare le cose per nome, non vuole battersi veramente il petto e dire: Signore, abbi pietà di me che sono peccatore. Quando noi abbiamo superato questo primo ostacolo, quando noi vediamo la montagna che abbiamo davanti, ma abbiamo nello stesso tempo la certezza dell'assistenza di Maria, allora procediamo, eliminando sempre di più il male, facendo sempre di più la luce dentro di noi e diventando veramente una sola cosa con il nostro sposo, il Signore Gesù Cristo. Quando lo sposo è con noi, siamo nella gioia. Quando lo sposo è con noi, siamo nell'obbedienza, siamo nella fiducia, siamo nell'amore vero. E che non avvenga mai di cacciare questo sposo, di tradire questo sposo. E se per la nostra debolezza, se per un momento di sbandamento l'abbiamo tradito e l'abbiamo offeso, dobbiamo essere umili, sinceri, ritornare subito a Lui, fare di nuovo sempre il vero proposito di bene, essere sempre leali e sicuramente dalla sua misericordia che è infinita scaturirà per noi la possibilità di essere nuovi, vino nuovo e il suo amore nei otri nuovi, i nostri cuori.